Tanto buone per tutti ragazzi, bentornati con questa nuova guida sempre su The Rise and Drache. Io sono Mr. Frank e in questo video ragazzi vi mostro come potenziare l'arco, quello che corrisponde diciamo all'elemento dei fulmini. Quindi per identificare diciamo con un simbolo quest'arco è quello che ottenete sparando praticamente la chimera posta in cima alla torretta sulla quale è rappresentata la saetta. Quindi per ottenere appunto l'arco potenziato ovviamente dovete avere già ottenuto l'arco prima, quindi dovrete dare da mangiare tra virgolette ai draghi degli zombie, così potrete sbloccare l'arco e successivamente dovrete appunto sbloccare l'elemento del fulmine andando nella torretta, praticamente nella piazza centrale sopraelevata del castello, e appunto buttare giù questa chimera praticamente sparandoci con l'arco. Una volta che avrete fatto ciò avrete la prima parte diciamo dell'arco da potenziare praticamente, e la prima cosa che dovrete fare sarà recarvi ai bordi praticamente della mappa, in queste locazioni che vi sto facendo vedere a schermo, e dovrete praticamente sparare dando fuoco a delle pire di legno. Questo step ragazzi sembra piuttosto semplice, in realtà vi serviranno più colpi diciamo per dare fuoco perfettamente a tutte quante le pire, proprio perché appunto non è così semplice calcolare la distanza diciamo da cui siete. Una volta che avrete dato fuoco a tutte le pire, quello che dovrete fare successivamente sarà una specie di parkour all'interno della stanza con la piramide, perché sopra agli occhi praticamente troverete degli elementi che sembrano quasi floreali, insomma dei simboli che si illuminano floreali, e appena avrete la possibilità di correre sul muro dovrete fare praticamente senza mai toccare terra tutta una corsa sul muro senza mai toccare per terra appunto, e attivare, passare sopra praticamente tutti e cinque i simboli che si trovano sui muri. Quindi una volta che avrete poi fatto questo, vi serviranno semplicemente un paio di tentativi per riuscirci, non è molto difficile. Vi basterà recarvi praticamente in tre diversi posti, uno all'interno della torre dell'orologio, uno più sotto e uno infine al razzo, e praticamente troverete delle specie di vasi che vedete avere dei fulmini intorno a loro, e quello che dovrete fare sarà semplicemente uccidere alcuni zombie con l'arco nelle prossimità di questi vasi. Una volta che l'avrete fatto per tre volte per tutti i vasi diciamo, quello che dovrete fare, che dovrete notare, è che se siete in prossimità di ognuno di questi vasi è che se tenete premuto il tasto che usate di solito per sparare, se tenete premuto quindi caricando l'arco, la freccia dovrebbe iniziare anche a fulminarsi praticamente, oltre a trasmettere tra virgolette fuoco. Una volta che appunto avrete appurato questo fatto delle saette è riscontrabile soltanto nelle immediate circostanze dei vasi, quindi se siete lontano dal vaso e provate a verificare se effettivamente ci sono le saette non ve lo farà. Quindi ragazzi attenzione, verificatelo se siete in prossimità di un vaso, perché altrimenti rischiate di perdere tempo inutilmente a vedere se ci sono le saette o no, pensando che si sia bagato qualcosa, ma in realtà è normale che non lo faccia se siete lontano dai vasi. Una volta appunto, come vi dicevo, che avrete verificato questo aspetto, dovrete tornare di nuovo agli spot diciamo dove avete dato fuoco alle varie pire, e dovrete semplicemente dare nuovamente fuoco praticamente tra virgolette alle pire. E questo è ugualmente un passaggio piuttosto difficile, perché più che difficile lungo, perché praticamente ogni volta dovrete tornare al vaso più vicino per dare la scossa praticamente al dardo e successivamente insomma colpire la pira. Una volta comunque che avrete fatto per tutti e tre le pire questo processo, non ci resterà che passare all'ultimo step, tornare ossia alla zona dove avevamo distrutto la chimera, quindi la torretta dove c'era il fulmine rappresentato sulla parete. Troverete per terra questa nebula diciamo azzurra, voi interagite con essa e praticamente vi darà dopodiché un dardo rinato. Questo dardo dovrete portarlo successivamente nella zona della piramide, nell'altare tra virgolette ai piedi del custode corrispondente al simbolo della saetta, lo posizionate lì e dovrete fare alcune uccisioni in questi paraggi diciamo.
Una volta appunto che avrete completato questo sacrificio, non vi resterà che posizionare nuovamente l'arco sopra l'altare, e una volta che appunto avrete fatto questo processo potete raccogliere l'arco potenziato. Veramente veramente molto forte, perché già i dardi normali sono potenziati, avete peraltro molte più dardi da scoccare, e inoltre la vera chicca è che se tenete premuto diciamo più a lungo il tasto per sparare, quindi se caricate l'arco, vi genererà praticamente una sorta di buco nero di fulmini che risucchierà tutti quanti gli zombie, un po' come avveniva con il servitore apotico in Shadows of Evil. Comunque ragazzi, questo era tutto per questa guida al potenziamento dell'arco dell'elettricità. Aspettatevi altre guide per le altre tipologie di arco, e restate sintonizzati perché tra oggi e domani vi caricheremo anche la guida su come ottenere la seconda, diciamo, arma speciale, ossia il Ragnarok, praticamente i Gravity Spikes, lo schianto gravitazionale. Un saluto a Mr. Frank, ragazzi, lasciate un pollice in su per questa guida, ci vediamo con un prossimo video.